Circa 2 settimane fa, riprendendo un appello di chi l'ha visto, abbiamo pubblicato sul canale la scomparsa di Elisandra Delfino Chacon, avvenuta a Livraga in provincia di Lodi il 13 ottobre 2022. La stanno cercando un po' tutti perché della ragazza non c'è più traccia. Ebbene, ieri la ragazza scomparsa che cercano tutti sembrerebbe avermi contattato, o meglio, la mail sembra credibile anche se andrebbero fatte ulteriori verifiche e approfondimenti. Nel testo Elisandra mi chiede di rimuovere il video in cui invito la gente che la vede a segnalare la sua presenza. Io ovviamente non lo rimuovo, così magari lei sarà davvero costretta ad andare in un posto di polizia per prendere provvedimenti e si accorgerà a questo punto che la stanno cercando tutti. Ci sono da dire ovviamente delle cose riguardo tutto questo. La prima è che non sappiamo se sia realmente lei a scrivere o qualcuno che ruota intorno al suo ambiente, perché sappiamo di conoscenze che avevano portato grossi cambiamenti anche fisici e caratteriali. Per cui può essere una persona a lei vicina a scrivere, o può anche essere che qualcuno le abbia fatto del male e cerca di togliere tracce da internet. Chiaramente quando si riceve una mail dall'IP è possibile provare a identificare geograficamente la provenienza, ed è una cosa che abbiamo tentato di fare, anche se bisogna sempre considerare che i VPN sono manipolabili, quindi uno potrebbe essere da una parte e far credere di essere da un'altra parte. E adesso vi dico che cosa è uscito fuori dalle nostre ricerche. Estraendo l'indirizzo IP dalla mail ricevuta, abbiamo visto che geograficamente la mail sembrerebbe provenire dalla California, esattamente dalla stazione di servizio Arco, che qui vi faccio vedere. Di per sé sembra un po' improbabile che una persona si trovi in un'area di servizio a meno che non stiano viaggiando e facendo il pieno, ma è molto interessante notare che proprio a pochi centimetri da questa stazione di servizio c'è una struttura che affitta stanze. Quindi, qualora l'indirizzo IP ricevuto fosse effettivamente quello dello scrivente, non un indirizzo rilasciato fittiziamente dall'host, potremmo pensare che la ragazza sia proprio in queste stanze, in questa struttura. Chiaramente ho provato a fare qualche analisi anche del testo ricevuto. La forma un po' sgrammaticata sembra più forzata che realmente proveniente da una persona straniera. Inoltre, sottolineo che nella mail ricevuta mi viene detto buona serata. In Italia, quando ricevo questa mail, erano le 16:58, era buio, possiamo anche pensare che si potesse dire buona serata, ma in California in quello stesso minuto era mattina, per cui ritengo che se si fosse davvero trovata in California difficilmente mi avrebbe scritto buona serata. Più probabilmente la ragazza si trova in Italia o comunque vicina all'Italia.